Questa sera è in programma il secondo appuntamento con Venerdì in Centro, l'iniziativa programmata con lo scopo di far vivere il centro storico alle famiglie aquilane. Ci saranno diverse manifestazioni, tra cui Giochi de Naote, in collaborazione con Ludo Bussi, in corso Vittorio Emanuele, Mille e una Notte, organizzata a Piazza Palazzo dall'Associazione Città di Persone, inoltre il Trucca Bimbi, presso la truccheria di Via Garibaldi, e il Calcio Balilla Umano, offerto dalla Rambla Animazione a Piazza San Bernardino. Saranno itineranti per il Centro Animazione a cura di Minnie e Topolino e dei Falconieri, che saranno a disposizione per i più piccoli. Tutte le iniziative inizieranno alle 19 e andranno avanti fino alle 23. Il vice sindaco Daniele ha comunicato che ci saranno 5 postazioni musicali con degli artisti che hanno offerto gratuitamente la loro opera in corso Federico II, Piazza Duomo, 4 Cantoni, Piazza Chiarina e Piazza Palazzo. Grazie all'assessore al turismo Fabrizio Aquilio saranno aperti poi i cortili dei palazzi Natellis, Picalfieri, Bonanni e nei cortili dei palazzi Cappa e Di Paola ci saranno degli spettacoli musicali offerti dal conservatorio con flauti, sax e pianoforti. Dalle 19 alle 23 potranno essere visitate, come già accaduto lo scorso venerdì, le chiese del centro. Nello stesso arco di tempo è prevista la giostina per i più piccoli in Piazza Duomo e a ridotte del teatro comunale il saggio spettacolo Peter Pan alle 18.30 a cura di Drama, Scuola di Teatro, in collaborazione con la compagnia teatrale Il Cerchio. Verrà pedonalizzato il centro storico, come ogni venerdì saranno garantiti dei parcheggi nelle zone di Palazzo di Giustizia e del centro commerciale presso il cimitero, con collegamenti con bus navetta che transiterà anche per il parcheggio di Colle Maggio. Gli esercenti del centro storico anche questa volta rimarranno aperti sino a tardi. Il servizio di bus navetta sarà attivato dalle 19.30 e proseguirà sino alle 24, sia per coprire la zona est che la zona ovest. Dalle 19 alle 24 in centro, area pedonale con divieto di circolazione per tutti i veicoli su diverse strade e piazze.